e facciamo entrare un altro ospite che ci porta in un mondo diverso rispetto a quello del teatro. Ciao Simone, Simone Moretti, archeologo, ma in questo caso più che da archeologo sei con noi come social media manager del Museo Archeologico e d'Arte della Maremma. Insomma, dobbiamo a te, o è colpa tua, scegli tu come, quel modo nuovo anche del museo di porsi con i meme, con le scenette e tutto quanto. Sì, diciamo che sono io il responsabile, mi dispiace per il museo, no? Faccio questo lavoro di social media manager da un anno e mezzo circa, questo nuovo corso che è stato dato anche grazie alla direttrice, dottoressa Chiara Valdambrini, e niente, è stato proprio un'innovazione per il nostro museo, ma in generale anche per tanti altri musei. La figura del social media manager è un po' un essere mitologico, no? Come quelli che abbiamo raffigurati sui reperti del museo. E non si sa bene di preciso, ancora non si è capito che cosa faccia. In realtà è molto semplice, si tratta di gestire appunto i profili social, che ovviamente in questa breve definizione però c'è tutto un mondo dietro, quindi rapporti con la community. La cosa che ci ha colpito di più, di cui ci piacerebbe un po' così approfondire, anche perché su cui ci piacerebbe approfondire, chiedere anche alla regia di farceli vedere, ci sono una serie di meme che sono comparsi in questo anno e mezzo. Ora ne abbiamo scelti solo alcuni perché chiaramente erano troppi. Credo ogni giorno ne fai uno? Quasi ogni giorno, insomma. All'inizio quindi, sì, ora una settimana. Ora diciamo che ci va un po' più piano. Molto. Se la regia ce ne fa vedere alcuni così magari li commentiamo insieme. Per volentieri. Esempio, questo che mette insieme due personaggi famosi, come... Sì. Questo è stato raccontaceli tu, raccontaceli questo tu. È stato quello che ha avuto più successo dell'anno scorso. Ho messo insieme due modi di comunicare diversi. Alberto Angela, che è il vate della divulgazione al tema culturale. Paolo Cevoli, che con il suo personaggio, diciamo, dell'incapibilità faceva una bandiera. E quindi come pensa di essere un archeologo esatto. Quando fa la guida al museo e come invece è realmente. La triste verità. Questa è la triste verità. Il meme serve anche a questo, a ironizzare sul nostro lavoro, sul museo, che è un'istituzione, certo, ma è fatta di persone come però me. Però ecco, tra l'altro, questo modo di comunicare vi ha attirato, ecco, qui ci sono le mie carissime lavoro che fai, l'umarella che trovi. L'umarella, per chi non lo sapesse, è il pensionato. Il vecchietto che si mette a guardare i lavori pubblici, ma non solo i pensionati, i vecchietti, ecco. Anche più giovani, ecco, quindi sì. In questo caso. Però ecco, che cosa ha portato questo modo di comunicare le attività del museo? Di sicuro, guarda, è stato un cambiamento che è stato notato nella community, quindi nei nostri follower, ma anche in generale, perché la gente ha cominciato a capire che un museo è sì, è vero, è un'istituzione che serve per tutelare e si va per imparare, ma ci si va anche per divertire. Questa sembra una cosa assurda, no? Al museo uno non pensa di poter andare a divertirsi. E invece sì, ci si può divertire con l'archeologia, con la storia, ci si diverte questo molto. Questo meme qui tra l'altro mi dà l'aggancio per invece un filmato che ti vede protagonista e che chiederei alla regia di proporci, perché il meme riguardava l'attività legata alle mostre sugli Etruschi, esatto. Ma vediamo questo filmato. Lo so che sei arrabbiato, che sei amareggiato perché non ti abbiamo considerato l'anno scorso. C'erano i Longobardi, devi capire. Quest'anno però sarà tutto dedicato agli Etruschi. Ecco, questi sono il modo con cui tu hai scelto, con la collaborazione di tutti gli altri, certo. Insomma, di comunicare la cultura e il museo. Si è formata una piccola comunità, piccola neanche poi troppo infatti, piccola, comunità intorno al museo, no? Stiamo in crescendo molto consistentemente e sì, è vero, ci seguono e sono molto assidui i nostri follower, soprattutto quelli più giovani, è quello che poi è stata la grande novità.
Cioè, la difficoltà, c'era anche un meme dedicato appunto al fatto che il museo, quando prova a parlare ai ragazzi, fa la figura del Mr. Burns dei Simpson, che si traveste da 17enne, insomma, dal liceale. In realtà si può fare diversamente. Certo, certo, perché comunque l'interesse per questa disciplina, per la storia, per la cultura è trasversale, attraverso tutte le età. Bene, grazie Simone, grazie, grazie di averci portato un po' queste novità. No, aspetta, andiamo in pubblicità, quindi perfetto, possiamo fermarci qui. Linea alla regia per la pubblicità e restate naturalmente con noi.